Ciao a tutti, perché ho scelto di girare, di realizzare un video sulla paura, nonostante ne parlino molti terapeuti, molti operatori, molti filosofi, perché da un punto di vista energetico la paura è lo stato emotivo, emozionale ed esistenziale, quando si tratta di uno stato emotivo cronicizzato, opposto a quello dell'amore, che è lo stato che tutti desideriamo, a cui tutti aspiriamo. Da un punto di vista energetico, l'opposto dell'amore non è l'odio, perché l'odio implica una dinamica energetica che, se ci fai caso, se ci rifletti, per esempio, corrisponde a una rabbia molto forte che cova, no? Sotto l'odio o insieme all'odio. E la rabbia, noi sappiamo, che è, Alexander Lowen con la bioenergetica ce l'ha spiegato molto bene, è comunque un magma, per così dire, energetico in dinamica, cosa che non esiste, non avviene quando siamo nella paura, perché la paura, ripeto, da un punto di vista energetico, non ad esempio comportamentale, poi vedremo perché, ecco, da un punto di vista energetico la paura fa chiudere tutti i nostri chakra, cioè tutti i nostri vortici che sono abilitati a scambiare, ok, energia dall'esterno all'interno. Da un punto di vista comportamentale, noi sappiamo benissimo che la paura comporta tre tipi di reazione: attacco, cioè quando io ho paura di una persona che mi sta, anche secondo me, aggredendo, ma anche, perché no, di un insetto grosso e sconosciuto che mi entra in camera, posso attaccare come risposta, posso scappare. Quindi ecco che da un punto di vista comportamentale, nella paura c'è un movimento, una dinamica energetica che attiva le mie risorse per aiutarmi a farmela dare a gambe. Oppure posso addirittura restare paralizzato, il freezing, queste sono le tre reazioni alla paura, al pericolo, proprie del cervello limbico, del cervello emotivo. Da un punto di vista energetico, invece, quando noi siamo in uno stato di amore, siamo aperti, cioè siamo in un'apertura che solitamente viene indicata come l'apertura del cuore, l'apertura dei nostri vortici energetici, l'apertura all'altro, a noi stessi anche e all'infinito. Allora, di paure quindi ne parliamo tantissimo e a me viene proprio da dire che la paura è quello stato vitale che ci impedisce di realizzare pienamente la nostra missione, perché appunto ci lascia bloccati ci crea, da un punto di vista emozionale, emotivo, energetico, stasi e impasse. Le paure sono moltissime, pensaci. Abbiamo paura di ammalarci, di invecchiare, di morire, di impazzire, di restare soli, ma poi ci sono anche le paure positive. Abbiamo spesso, senza rendercene conto, anche proprio paura di vivere. Un'altra volta Alexander Lowen ne ha parlato molto. Paura di esprimere appieno i nostri talenti, paura di sentire tutto il nostro potere in azione. Abbiamo paura di amare. Sono tutte paure positive, a me piace dire, perché? Perché sono le paure di quegli stati, che in realtà per noi sono piacevoli, ma che comportano un rischio. Pensiamo alla paura di amare, ma anche alla paura di vivere, che potrebbe comportare un rischio di un fallimento, del fallimento, di non farcela, di sentirsi inadeguati e così via. Allora, il maestro indiano Osho, che immagino conoscerai, ha parlato di tre paure fondamentali, che lui riteneva le tre paure più profonde, un po' potremmo dire le paure archetipiche dell'essere umano. Tre paure. La paura, al numero tre, ci mettiamo la paura di rimanere da soli, quindi paura della solitudine. Numero due, la paura, pensa, di impazzire, cioè di perdere il controllo. Numero tre,
scommetto che lo sai, la paura di morire, cioè la paura di non esistere più. Parliamo meglio di queste tre paure e io vorrei anche dare una lettura iniziatica di queste paure e proporre un filo, risolutivo, un filo che possa aiutarci a vederle meglio, a riconoscerle e ad uscirne. Ancora prima che ad uscirne, probabilmente ad affrontarle. Allora, la paura numero 3. Paura di restare da soli. Paura della solitudine. Questa è una paura davvero, davvero ancestrale. È nata quando avevamo paura, parlò al plurale e riferita al passato, capirai adesso perché, di essere esclusi dalla tribù, di rimanere da soli. Questa è una paura che si porta dietro, ovviamente, la paura di non riuscire a sopravvivere, di non farcela. La paura proprio della non relazione. Noi sappiamo che la vita è relazione e noi sappiamo anche che siamo creati, confermati, nonostante si parli molto, no, di indipendenza, in realtà noi siamo creati, co-creati, scusa, confermati anche dall'accettazione degli altri. Abbiamo bisogno di essere riconosciuti e accettati dagli altri, proprio perché siamo esseri sociali. Non siamo atolli. E una volta, quando l'uomo veniva escluso dalla tribù, chiaramente rischiava e probabilmente moriva, rischiava di morire, rischiava proprio la sopravvivenza. Questa quindi la paura dell'esclusione dal clan di appartenenza. Ecco perché oggi fioriscono anche movimenti di cui io sono ben felice, come ad esempio il veganesimo, che seppur nati per tutelare una causa non nobile, divina, o ancora più perché si tratta di tutelare gli animali, proprio la vita, il diritto alla vita degli animali, quindi è una causa che a dir poco sacrosanta mi sembra di parlare, no, di una cosa scontata, ma nonostante questo, ecco che allora vediamo che il veganesimo a volte crea, no, delle frange, cioè degli insiemi di persone che in virtù di questo senso di appartenenza, questa categoria in via proprio anche di crescita, no, a livello mondiale, planetario, cominciano ad essere, a manifestare comportamenti settari, specisti al contrario, io sono vegano e tu no, quindi io sono migliore di te in un certo senso. Ma questo succede proprio perché anche una causa nobile come il veganesimo, ma non solo, pensiamo anche ai partiti politici, alle squadre di calcio e a quant'altro, anche a certe questioni appunto inerenti alla propria specie, alla propria razza, ecco che toccano questa necessità, questo bisogno fondamentale dell'essere umano che è il bisogno di appartenenza, che è anche questo un bisogno atavico e che laddove venga minacciato veramente può dar vita a comportamenti violenti. La paura poi di essere soli, sappiamo oggi più che mai, in un periodo in cui le persone single aumentano sempre più, e io ne faccio parte, almeno ad oggi, comincia a, come dire, a inglobare in sé anche la paura inconscia, ovviamente, in un certo senso, perdonatemi la volgarità, però di non riuscire, no, non dare il proprio contributo alla sopravvivenza della specie, perché noi sappiamo che se rimaniamo soli, se rimanessimo soli, se fossimo tutti scoppiati, il genere umano finirebbe entro poco. A livello affettivo poi ancora più mi viene da dire proprio che anche qui, ancora una volta, per il bisogno di relazione, la paura di essere soli, di non avere una coppia, di rimanere, di morire zittelle, no? O zittelli, non so se si dice così, è molto forte e a volte nelle persone può creare davvero un senso molto profondo di disagio. Ora io ti voglio far presente però anche una lettura iniziatica di questa stessa paura. In tutte le tradizioni esoteriche, in tutte le tradizioni iniziatiche, e questo non è che lo dico io, ma lo hanno
scoperto tanti vari studiosi di religioni comparate, come Joseph Campbell, ma anche lo stesso Jung. Ci si è proprio accorti, si è visto che un periodo di esclusione dal clan, dalla tribù, dal gruppo era essenziale per permettere alla persona isolata di accedere a un livello di coscienza superiore. Nelle tradizioni iniziatiche, per esempio, si teneva segregata la persona per un tot di tempo, facendola confrontare con alcune prove, appunto le sfide, le prove iniziatiche, che avevano lo scopo di forgiare e verificare anche la resistenza e la forza di questa persona e quindi capire se era in grado di poter accedere a questo nuovo livello di coscienza che nelle tradizioni iniziatiche, per esempio, equivaleva all'accettazione all'interno di un gruppo di sciamani, di sacerdoti, ma anche di iniziati. Quindi ti invito a considerare se stai vivendo un momento di particolare isolamento, di particolare solitudine, considera questo e chiediti: ma io in realtà, insieme dentro questo periodo di solitudine, sto tessendo la tela per un domani migliore? Io sto gettando e curando i semi di una parte di me stesso, di me stessa, che in realtà non ho ancora espresso pienamente nella mia vita. Probabilmente troverai alcuni di questi semi, perché la solitudine è una prova iniziatica, è una prova che va superata. Solitudine. Se fai caso, in questa parola c'è anche il prefisso sol, che è la parola che si riferisce al sole. Quindi, Osho, ritornando al maestro indiano, diceva spesso che questa prova, che questo periodo della solitudine è pienamente vinto e superato quando si impara a viverlo pienamente, felicemente, che non vuol dire yeye. Essere sempre su di giri, contenti e sprizzare fintamente gioia da tutti i pori dalla mattina alla sera, ma significa acquisire un senso di intimità e di connessione con se stessi che ci rende in grado di assaporare con gioia anche delle serate da soli, se non, per non dire delle giornate o dei fine settimana. E questo, appunto, ripeto, è propedeutico quasi sempre da un punto di vista iniziatico all'ingresso nella vita in un'altra veste. Prima dicevo in un livello di coscienza elevato, più elevato rispetto al precedente. Faccio un esempio per tutte. Ci sono ragazze che hanno delle storie sentimentali dannose, veramente, come dire, delle storie che creano sofferenza a loro, che creano sofferenza ai loro compagni e magari anche alle mogli. Mi riferisco, io ho lavorato spesso con delle ragazze che avevano, spesso, per non dire sempre, delle relazioni con uomini sposati. Ecco, queste ragazze poi si sono trovate a vivere, parlo ovviamente generalizzando, un bel periodo di tempo senza relazioni. Mi riferisco a minimo un anno, ma anche due, ma anche tre, ma anche quattro, ma anche cinque. Per cosa, dopo questo periodo? Per poi incontrare un uomo diverso, finalmente un uomo libero, quindi disponibile emotivamente. Capisci? Anche questo è entrare nella relazione a due in un livello di coscienza diverso. In parole semplici, in un livello di coscienza tale per cui queste donne si sentivano in grado e meritevoli di un uomo libero, quindi di un uomo ovviamente che potesse dedicarle maggiore attenzione, maggior cura e che potesse, no, accoglierle in un senso più ampio della propria vita. Per cui rifletti, ti invito a riflettere, che cosa stai covando dentro di te in questo periodo di solitudine? Che cosa stai preparando? A che cosa ti stai preparando? Cosa desideri realmente? Come desidereresti uscire da questo periodo, da questa sorta di incubazione?
per la paura della solitudine, di restare soli, sola o solo, ti invito a provare un fiore di Bach speciale, a me piace moltissimo, Water Violet. E è un Water Violet, è un fiore formidabile, esclusivo, quasi snob. Perché? Perché la violetta d'acqua nasce da sola, nasce nelle pozzanghere d'acqua da sola e non ammette vegetazione intorno a sé, altri fiori intorno a sé. Ecco che quindi per il principio omeopatico, no? In un certo senso, che sottende anche alla logica dei fiori di Bach, che comunque sono rimedi vibrazionali, assumere 4 gocce, 4 volte al giorno di Water Violet ti può aiutare a vincere questa paura e questa attitudine del fiore per entrare finalmente nello spazio della relazione e dell'incontro con l'altro, per primo con te stesso, con te stessa. Seconda paura, paura di impazzire, paura di perdere il controllo. Forse non avrai mai pensato che questa è una paura profonda dell'essere umano, e invece è così. La paura di perdere il controllo, secondo te di chi è? Del sé o dell'ego? Indovinato, è dell'ego. La paura di perdere il controllo è una paura che non a caso la Osho diceva che era la seconda più grande dell'essere umano, quella proprio, quindi insomma una delle paure belle toste. Perché? Perché è la paura della mente egoica di perdere la sua supremazia nella nostra vita. E noi sappiamo che la mente vuol gestire la nostra vita, vuol fare da padrona. Per cui ecco che laddove tu avrai vissuto o starei vivendo delle situazioni tali da minacciare il sistema mente egoica, ecco che potrai risuonare con questa paura. La paura di perdere il controllo si può vivere, per esempio, durante l'atto sessuale. Perché? Perché magari sia l'uomo, ancora più spesso la donna, hanno paura di raggiungere l'orgasmo, di lasciarsi andare, cioè di farsi da parte, noi donne che spesso amiamo avere il controllo, proprio per un'insicurezza emotiva e non solo di base. E quindi è una paura che non consiste soltanto nella paura di io posso impazzire e posso finire in ospedale psichiatrico, ma oddio, posso proprio anche non riconoscere più il mio viso allo specchio. Posso anche, prima parlavo proprio della sessualità, posso anche perdere l'immagine che ho di me, della brava ragazza. Posso mettermi a urlare durante un orgasmo. E che cosa penserà l'altro di me? Anche questo, no? Fa parte proprio della paura di quindi perdere il controllo, che può portare anche a fenomeni come l'anorgasmia e quant'altri. E questa, se ci pensi, è una paura ancora una volta ancestrale, perché ancora una volta è molto connessa alla approvazione, però in questo caso più che dell'approvazione degli altri, che ha più a che fare con la paura di restare soli, ha più a che fare con l'approvazione nostra in merito a ciò che riteniamo, come dire, accettabile e quindi mostrabile, ma prima ancora che agli altri, a noi stessi. Per questa paura ti suggerisco tra i fiori di Bach Cherry Plum. Cherry Plum è, se conosci un pochino i fiori di Bach, uno dei fiori che compone il Rescue Remedy, cioè il rimedio d'emergenza. Quello che si assume ogni volta che subiamo un piccolo trauma, che significa anche una telefonata spiacevole, un incidente che non ci ha nemmeno chissà fatto riportato quale danno, ma che comunque ci ha ovviamente un po' traumatizzato. Ogni volta che riceviamo una notizia che ci spiace, no? I Rescue Remedy, questo rimedio d'emergenza, paura di perdere il controllo, paura di impazzire. È un po' una paura che, se pratichi la meditazione,
ti può, scusami, è un fiore, cherry plum, che se pratichi la meditazione ti può aiutare a lavorare sulla presenza mentale, sulla presenza, anzi, dell'essere, proprio perché addolcisce, attutisce la paura di perdere il controllo, cioè la paura di lasciare andare un attimo la mente da parte. Ti do anche un ultimo trucco per quanto riguarda la paura di perdere il controllo. Io mi sono accorta che questa paura equivale anche alla paura di essere diverso, diversa da te, dall'altro. Quindi ancora una volta alla paura di non essere accettato o accolto da te. Questa paura, cioè questa riflessione, ci fa proprio capire che, e ci fa sperimentare che la paura di perdere il controllo si attutisce veramente nel momento in cui accetti di non essere perfetto, di non essere perfetta. Spesso questa paura va di pari passo con il perfezionismo, con la nostra visione idealizzata, un po' lo accennavo, l'ho introdotto anche prima, con l'immagine idealizzata che noi abbiamo di noi stessi. Se io, per esempio, sono stata cresciuta nell'idea, nell'immagine di dover essere sempre brava, bella e buona, altrimenti gli altri non mi avrebbero accettato, potrò aver così interiorizzato questa paura da non permettermi in prima persona di sbagliare, cioè di poter essere imperfetta, perché non è per me accettabile. E magari che succederà? Succederà che diventerò una fanatica del lavoro, perfetto, a tutti i costi, senza ammissione di debolezza, fragilità, ma anche, ti dirò di più, impotenza. Io mi sono accorta di questa venatura, cioè la capacità di accettare, di riconoscere la propria impotenza in un momento particolare della mia vita, peraltro anche piuttosto recente, in cui ho dovuto prendere atto che con certi pazienti non c'era da far altro che un lavoro di contenimento, ma che non c'era la guarigione o l'evoluzione pronta, capito, all'orizzonte. E questo porta molta frustrazione a ogni terapeuta, porta un gran senso di impotenza che, fuoriescendo poi dal ruolo del terapeuta, in realtà ti tocca l'anima e ti mette in contatto con il tuo infinitamente piccolo, con il tuo essere impotente. E questo muove le cose, perché se io accetto di non essere sempre potente al top, se io accetto di poter essere anche fragile, vulnerabile, di poter sbagliare, ma sai quanto mi rilasso? Sai quanto beneficio ne posso trarre, quanto potranno trarne giovamento anche le mie relazioni, perché non dovrò sempre viverle di petto, mostrando un me perfetto che poi al tempo stesso pretende un tu perfetto dall'altro, che chiaramente non è possibile e che quindi sgonfierà prima o poi in modo distruttivo proprio ogni relazione. 3. La paura più profonda di tutte, la paura di morire, la paura di non esistere. Ho molto a cuore questa paura. Sai perché? Perché chi la prova, chi la sperimenta, per me è un grandissimo internauta, è un grandissimo viaggiatore dei mondi interiori. Perché, secondo te? Perché questa paura è l'ultima, cioè il fatto di esserci e temere di non esserci più è il muro, è la parete. La paura della non eternità, la paura della caducità, la paura della completa dissoluzione. È vero, è di nuovo una paura egoica, ma di più. È una paura della nostra proprio parete più dura, più spessa, che è la parete narcisista, che più di tutto teme di sentirsi
inesistente, talmente poco importante dal, capite? Capisci? Dal sentirsi un niente, uno zero, di fatto morto, come se non esistessi. Questa paura, no, di morire ovviamente scivola dalla paura di morire come perdita del corpo fisico, quindi la paura anche del dolore connesso al passaggio, vivo, morto, ma riguarda anche in senso psicologico, in senso simbolico, proprio la massima espressione della inconsistenza, no? Della caducità, della vacuità, direbbe un buddista. E se hai questa paura, se sei in grado di riconoscerla in te e di ammetterla, ti faccio i miei complimenti perché vuol dire che hai scavato a lungo e che sei un vero minatore interiore, proprio perché è l'ultima la paura. Spesso le persone dicono: ma io ho più paura di soffrire, di ammalarmi che di morire. Ci credo. Assolutamente, sono delle paure profonde anche quelle, però la paura di morire è l'ultima, perché se ci pensi, io posso aver paura di ammalarmi e di soffrire, ma se la malattia termina con una guarigione, se la sofferenza dura per un certo periodo di tempo, perché sappiamo che non esiste una sofferenza eterna, e lo sappiamo, perché soprattutto se impariamo ad accettarla, ad accoglierla, ogni sofferenza si trasforma. È chiaro che resta la paura di morire come ultima, cioè che è la paura della malattia che non porta a guarigione, per esempio. Allora, da questo punto di vista ti propongo una lettura molto particolare che un pochino si distanzia da quella che va per la maggiore, nel senso che molto spesso, ed è verissimo, non sto criticando nessun'altra posizione. Molto spesso la paura di morire viene identificata con la paura di vivere. Lo stesso Alexander Lowen, che adoro e al quale mi rifaccio spesso, ha proprio scritto, con riferimento alla struttura schizoide di personalità, che la paura di vivere è la paura più profonda dell'essere umano e che in realtà questa paura è l'altro lato della medaglia sulla quale c'è scritto paura di morire, eh? Essere o non essere, recitava qualcuno. Questa è la tesi che va per la maggiore ed è vero. Più sei nella vita, più riesci a vivere consapevolmente il momento presente, meno paura avrai di morire, perché se sei assorto dal tempo presente pienamente, è chiaro che non ci saranno spazi per pensieri spostati nel futuro, perché se ci pensi la paura di morire è una paura che non vive nel presente, ma è un'anticipazione del futuro. Se io vivo il presente, vivo il presente, ripeto apposta, è chiaro che non avrò meno spazio di anticipare episodi, momenti di diverso tipo per il futuro. Questo è verissimo, però ti voglio proporre oggi la lettura di un grandissimo etnopsichiatra e etnopsicoterapeuta, Toby Nathan, un francese, Toby Nathan, che ha scritto vari libri molto interessanti, fra cui uno è dedicato ai sogni. Ed è un libro molto speciale, un libro che racconta i sogni delle pazienti di questo etnopsichiatra che visitavano il suo studio. Molti dei quali hanno proprio a che fare con la paura di morire. Ecco, Nathan ci suggerisce che questa paura, che spesso si rivela nei sogni, noi sappiamo che i sogni sono un altro modo, no? Con cui l'inconscio tenta di trovare le soluzioni ai nostri rebus esistenziali. E la lettura, anche qui, ancora una volta, iniziatica, che si può trarre dall'insegnamento, dal racconto di Toby Nathan, dai racconti dei sogni delle sue pazienti, è questa. Se hai paura di morire, proprio perché la morte è il varco tra questa vita e un'altra vita, fra questo mondo e un altro mondo, senti, senti qua, probabilmente hai un talento, un dono, una dote extrasensoriale in gestazione. Ti
chiedo soltanto di prendere in considerazione questa eventualità, né di credere a me, né di credere a Nathan, né di scivolare nel pensiero magico, cioè ho un dono straordinario fra le mani, sono un sensitivo, un veggente o quant'altro. Non parlo esplicitamente di questo tipo di possibilità. Ti dico soltanto che la paura della morte spesso è un richiamo dai mondi sottili, dagli altri mondi, che ti vuol affinare i canali della percezione, i canali sottili. E fra questi canali sottili, ad esempio, ce n'è uno che non ha neanche a che fare con con l'essere veggente, con l'essere telepata, con l'essere sensitivo, ma magari ha a che fare proprio con la percezione dell'altro, cioè con le qualità dell'empatia e della compassione, che noi sappiamo essere la base, l'empatia di una buona relazione terapeutica, e la compassione noi sappiamo essere la base di una buona relazione di tipo spirituale tra noi e un altro essere umano, ma anche fra noi e noi stessi, fra noi e la vita e il mistero dell'infinito. Esempio, una capacità straordinaria, extrasensoriale, simile a quella di cui sto parlando, che può essere partorita anche da un periodo in cui si avverte con più, se vuoi, proprio anche paura, questo, il timore, il terrore a volte della morte. Ecco, una capacità che può arrivare è proprio quella dell'ascolto. Perché? Perché noi siamo molto abituati a parlare e molto meno ad ascoltare. Un terapeuta, ma non solo un terapeuta, usciamo dai ruoli, anche un buon amico, un partner, un genitore, un datore di lavoro, un collega, un essere umano, è più capace di entrare in relazione con l'altro se lo sa ascoltare e se riesce ad ascoltarlo in modo empatico e compassionevole. Non si insegnano l'empatia e la compassione, per quante scuole di formazione potrai frequentare. La relazione, intesa proprio come relazione empatica e compassionevole, non si insegna. Ne parlavo anche con alcuni psichiatri con cui collaboro. Non si insegna. È un po' un talento e un po' frutto di un percorso, di un processo del tutto personale, del tutto intimo, mi viene da dire, che ci viene quasi offerto. E che le persone che più si aprono all'ascolto interiore ovviamente hanno modo di affinare, di accogliere. Quindi in questo senso proprio paura della morte come fase di passaggio tra questa vita e l'altra, questo mondo e l'altro, per cui una paura che evoca quasi in noi una missione. Tant'è che rispetto a questa paura spesso si parla di vocazione. Spesso questa paura di morire può portare l'anima, questa è una lettura iniziatica, a scoprire la propria vera vocazione. E guarda che Nathan, per esempio, ci racconta che molte delle sue pazienti cominciavano a sentire questa paura in modo più forte, più intenso rispetto al solito, quando una serie di, purtroppo, morti di parenti, familiari, amici, per non dire coniugi, le hanno toccate nel profondo, avviando una sorta di trasmutazione che poi le ha rese più ricettive agli altri mondi, più in un certo senso raffinate nella loro sensibilità e quindi nella loro capacità di ascoltare l'altro, da cui può derivare a volte anche una capacità di tipo extrasensoriale vera e propria, come una sensitività, non dico tanto veggenza e telepatia, però anche una sensitività particolare, che poi secondo me in un lavoro terapeutico è presente più di quello che si pensa,
perché io non posso, se non riesco a lasciare me stesso e a tuffarmi nell'altro, spesso non potrò entrare, in vera empatia, in vera compassione e in risonanza con l'altro. Per cui ecco che anche rispetto alla paura di morire ti invito a riflettere e a su questa lettura e a farti questa domanda. Non è che forse, essendo forse la paura della morte quella più intima, proprio che riguarda te e l'infinito, nessun altro, te e chiamalo pure Dio, la legge, ecco, non è che in questo periodo, se magari hai perso un caro al quale eri molto legato, eri molto legata, o anche poi un amico, un altro parente, così via, e quindi lo senti in modo più forte. Non è che la tua anima ti sta chiamando a un raccoglimento interiore più profondo, tale per cui potresti rivedere qualche aspetto della tua vita per renderla di qualità maggiore, per renderla più bella, più ricca, più viva, più vera. In poche parole, per te e per gli altri, sono proposte. Per quanto riguarda i fiori di Bach, Rock Rose è la rosa dura, è il fiore che vince la paura, è un fiore che si prescrive, si suggerisce spesso anche in caso di attacchi di panico, ma proprio anche in caso di una paura di morire. Perché magari in casa tua hai la mamma, la zia, la cugina che hanno avuto un problema, una neoplasia al seno, all'utero, quante donne. Quindi hanno paura sì di ammalarsi, ma appunto, come dicevo prima, no? Una paura che poi si può spingere anche alla paura di morire. Ecco, Rock Rose ti aiuterà a scoprire questa chiamata dai mondi sottili e la vocazione o il raffinamento di abilità e di capacità extrasensoriali che la paura della morte ti può portare in dono. Perché noi sappiamo che ogni paura, quando viene accolta, sentita, riconosciuta, svela, offre un dono. Offre un elisir, come si racconta nel Viaggio dell'eroe, cioè offre la sua parte di luce, che è sempre un talento che ancora in te non è fiorito e che è lì pronto a offrire se stesso a te prima di tutto e al mondo. Grazie.